Allora, riassumiamo, abbiamo capito due cose, che il processore centrale va in memoria per prendere i dati, il processore centrale va in memoria per prendere le istruzioni. In quali momenti avvengono queste due cose? Allora, il processore esegue continuamente, da quando voi date tensione al vostro computer a quando lo spegnete, il processore esegue sempre queste tre operazioni: legge istruzione, prepara l'operando, esegue l'istruzione. Allora, allora, quello che vi sto facendo vedere allora, vi sto mostrando quello che è il gestore dei processi. Qua purtroppo si vede pochino, ma quello che sta succedendo è che in questo istante di tempo tutte queste righe che vedete rappresentano i processi che sono contemporaneamente in esecuzione. Cioè il nostro processore sta eseguendo contemporaneamente tutti questi programmi, e c'è uno di questi processi che si chiama il ciclo di idle del processore, che è quello che, se io non gli faccio fare altre cose, prende il grosso del tempo del processore. Se il processore si chiede di continuo, devo fare qualche cosa? No. Devo fare qualche cosa? No. E così via. Cioè lui cicla e si ripete questo test. Quindi in realtà, quando noi pensiamo alle operazioni che esegue il processore, c'è lui di continuo, legge un'istruzione, prepara gli operandi, esegue l'istruzione, dopodiché prende quella che viene dopo e gira sempre qui dentro. Allora il punto fondamentale è: per leggere un'istruzione deve sapere dove si trova in memoria. Una volta che sa dove si trova, se la porta al suo interno, prepara gli operandi e la esegue. Allora, guardate un attimo questa architettura che ci siamo detti prima. E immaginiamo di voler eseguire un blocco di codice. In particolare, prima abbiamo fatto questo esempio. Abbiamo detto: voglio fare la somma tra due registri. Allora, com'è la situazione in memoria? Qui c'ho un certo numero di bit. Abbiamo detto: questo è il codice operativo. Poi qua ci sono i bit dell'operando X e qui il bit dell'operando Y. Allora, supponete che questo sia l'indirizzo 1000 della memoria. Allora, io voglio eseguire questa istruzione. In questo istante di tempo, che cosa c'è nel processore? Nel program counter, che il registro si chiama contatore di programma, qui dentro c'è scritto l'indirizzo
della prossima istruzione da eseguire. Quindi qui dentro che cosa ci sarà scritto secondo voi? Ci sarà scritto 1000. Allora, nel ciclo del processore c'è una prima fase nella quale il processore legge l'istruzione. Che cosa fa per leggere l'istruzione? Prende il contenuto del program counter, lo sposta nel memory address register. Quindi questo valore 1000 che sta scritto qui dentro lo metto nel memory address register. Dopodiché metto il segnale di lettura sul bus di controllo. Attraverso il bus questa informazione arriva alla memoria. La memoria dice: vuoi leggere il dato che si trova all'indirizzo 1000. Quindi la memoria che cosa fa? Prende questi bit, li mette sul bus dati, attraverso il bus dati questi tornano indietro e arrivano nel memory data register. Poiché il mio processore è nella fase che sta prelevando l'istruzione dalla memoria, prende questi bit e se li butta nell'instruction register. In questo momento il processore ha letto il codice operativo. Il contenuto dell'instruction register viene esaminato dall'unità di controllo. Guarda questi bit e dice: ok, devi fare un'operazione di somma. Guardando questi ultimi due bit, come diciamo prima, il processore capisce che i due operandi sono degli indirizzi di memoria. Allora che cosa fa secondo voi? Adesso qual è l'operazione successiva che devo fare? Dopo aver letto un dato che si trova nel program counter, il program counter viene automaticamente auto-incrementato. Quindi, se prima conteneva 1000, dopo che ho letto quello che c'è all'indirizzo 1000, nel program counter ci trovo scritto 1001. Allora, il processore, una volta esaminato il codice operativo, deve andare a prelevare i dati. Nel program counter ci trovo scritto 1001. Mette 1001 nel memory address register, torna indietro in memoria e si prende questi bit qua. Questi tornano indietro, li vanno nel registro A. Dal registro A vengono mandati all'unità aritmetico-logica. Ho letto il primo dato. Qui dentro, essendosi auto-incrementato, ora ci sta scritto 1002. Poiché devo leggere il secondo dato in memoria, vado, copio di nuovo questo nel memory address register, torno in memoria, prendo questi altri bit, attraverso il bus questi registri arrivano nel memory data register. Dal memory data register vengono mandati all'unità aritmetico-logica perché è il secondo dato da sommare. L'unità di controllo dice all'unità aritmetico-logica: fai la somma. Il risultato di questa operazione viene scritto nel registro A. Il processore ha finito di fare la somma di questi due registri. E se questa fosse un'istruzione di calcolo e assegnazione, se io dico A uguale X più Y, l'operazione X più Y è quella che sta scritta qua. Ma poi c'è scritto, guarda, qua c'è scritto: vai in memoria all'indirizzo della variabile X, prendi questo valore, vai in memoria all'indirizzo della variabile Y, prendi questi valori, sommali, valli a scrivere in memoria all'indirizzo della variabile A. Quindi adesso avrei un altro codice operativo che si chiama un codice operativo di store, cioè memorizza il risultato da qualche parte. Quindi inventiamoci un altro codice operativo
Questo significa store. Allora, una volta che ho fatto queste tre operazioni, qua c'è 1001, 1002, 1003, poiché ogni volta che uso il program counter quello si autoincrementa, adesso qua io che cosa ci trovo scritto? 1003. Ho eseguito questa istruzione, ora devo fare la parte di store. L'istruzione di store c'ha questo codice operativo e poi qua ci avrà questo è l'indirizzo della variabile A dove devo scrivere questo dato. Allora, una volta completata questa operazione, il processore esegue l'istruzione successiva, cioè attraverso il program counter, mette l'indirizzo qua dentro, attraverso il bastard in memoria, prendo quest'altro codice operativo. Questo codice operativo attraverso il bus me lo porto nell'instruction register. La unità di controllo guarda questi bit e capisce che questa è un'operazione di store. Allora, che cosa fa? Va in memoria a prendere quest'altro dato che è l'indirizzo dove devo memorizzare, me lo porto in memoria, me lo poggio ad esempio nel registro B. A questo punto ho preparato il dato su cui devo operare. Per eseguire questa operazione che faccio? Prendo il registro B che contiene l'indirizzo del dato e lo metto nel bus indirizzi. Prendo il contenuto del registro A che contiene il dato da memorizzare e lo metto nel bus dati, mando queste informazioni, la memoria copia il risultato di questa somma che avevo conservato in questo registro che funge da accumulatore, me lo va a mettere dove? All'indirizzo che sta scritto qui dentro, che è esattamente questo qui. Ho fatto un'operazione di memorizzazione. Quindi questa istruzione, scritta in un linguaggio ad alto livello, si traduce in una serie di operazioni a livello elementare che sono rappresentate da queste due istruzioni memorizzate in posizioni consecutive della memoria. Allora ragazzi, capite, per fare una cosa così semplice, vi rendete conto quante volte il processore è andato in memoria a prendere le informazioni, a prendere i dati, quante volte ha spostato i dati in questi registri? Ho fatto una semplice operazione di calcolo e assegnazione. Quindi, questo per farvi capire che a livello elementare, una cosa semplice come questa si traduce in decine di operazioni elementari che coinvolgono spostamenti di dati tra il processore e la memoria. Il processore esegue di continuo questo ciclo. Prende l'indirizzo che c'è nel program counter, lo mette nel bus indirizzi, va in memoria, si prende l'istruzione. L'istruzione se la copia nell'instruction register. L'unità di controllo guarda questi bit e capisce che operazione c'è. In base all'operazione si torna in memoria a prendere i dati e si preparano gli operandi. Finalmente, quando gli operandi sono pronti, si effettua l'operazione. Allora, questo diciamo è grosso modo quello che io vi racconterò a livello, quello che io vi chiederò di conoscere a livello hardware del processore. È chiaramente uno schema di principio molto semplificato rispetto alla complessità reale di questo oggetto, però già in una forma così semplice capite quante volte si gira tra processore e memoria anche per fare delle cose semplici come questa. Allora, abbiamo capito che il meccanismo di funzionamento del processore è un meccanismo molto semplice. Ragazzi, a livello fisico, tutto quello che fa il processore è: sposto dati tra i registri, faccio le quattro operazioni aritmetiche. Ragazzi, il processore a livello fisico fa solo questo. Le uniche operazioni che lui esegue sono spostamenti di dati tra registri, operazioni
di tipo logico-matematico. La domanda che ci poniamo è questa: ma un oggetto così semplice, ma veramente poi è in grado di fare l'enorme complessità delle operazioni che noi facciamo quando pensiamo ai nostri algoritmi? Cioè, com'è possibile che un oggetto così semplice, che fa solo queste cose elementari, sposta dati tra registri attraverso il bus o attraverso il suo bus interno? Ragazzi, qui dentro c'è un altro bus che mi fa spostare i dati tra tutti questi registri. Da qui a qui, da qui a qui, faccio le varie operazioni. E in più sposto i dati attraverso il bus verso la memoria. L'altra cosa che faccio sono le operazioni logico-aritmetiche. Un oggetto così semplice davvero ci consente di fare tutto. Voglio convincervi di questa cosa facendovi capire come diciamo il punto da capire fino in fondo è: ma un linguaggio, per poter esprimere un qualunque algoritmo, di quali strutture deve essere dotato? Voglio darvi solo questo concetto e poi ce ne andiamo. Facciamo, per capire questa idea, facciamo un attimo un paragone, per esempio, tra la lingua italiana e la lingua inglese. Allora, se io nella lingua italiana voglio esprimere un concetto articolato del tipo quando sarò arrivato farò questa operazione, allora nell'esprimere in italiano questa frase io sto dicendo: guarda, quando sarò arrivato farò questa operazione. Cioè le azioni che verranno nel tempo hanno una sequenza temporale diversa. Prima devo essere arrivato, poi una volta arrivato farò questa operazione. In inglese questa cosa non possiamo renderla, diciamo quando arriverò farò. Allora la lingua italiana ha una potenza espressiva maggiore, perché ci consente non solo di esprimere delle azioni che verranno fatte nel futuro, ma di indicare anche la sequenza temporale con la quale queste azioni verranno fatte. E così potrei farvi molti altri esempi con i periodi ipotetici, che nella lingua italiana sono molto più articolati rispetto, per esempio, alla lingua inglese. Allora, la potenza espressiva di un linguaggio è la sua capacità di esprimere concetti anche articolati. Allora mi domando: ma se io devo esprimere un algoritmo, il mio linguaggio di programmazione, di quali costrutti deve essere dotato per poter esprimere una qualunque azione che deve compiere il mio esecutore per risolvere il problema? Poiché noi abbiamo detto che un algoritmo null'altro è se non la sequenza di azioni elementari che il mio esecutore deve compiere, e questa sequenza di azioni porta alla risoluzione del problema. Allora, per poter esprimere le azioni che deve compiere il mio esecutore, il mio linguaggio di quali strutture deve essere dotato? Domani introdurrò un teorema fondamentale, che è il teorema di Bem e Jacopini. Sono due ricercatori italiani che hanno stabilito un concetto fondamentale: un qualunque linguaggio L, se è dotato di un costrutto sequenza, di un costrutto selettivo e di un costrutto ciclico, è in grado di esprimere la soluzione algoritmica di un qualunque problema, purché questa soluzione esista. Sarebbe a dire: se un problema ammette una soluzione, cioè esiste un algoritmo risolutivo, questo algoritmo può essere espresso in un qualunque linguaggio L che sia dotato di questi tre costrutti. Ragazzi, questo teorema è molto complesso da dimostrare, quindi non ve lo dimostro. Pigliatelo per buono, è uno dei punti fondamentali dell'informatica teorica, e quindi prendiamolo come punto di riferimento. Allora la domanda è:
Ma un linguaggio macchina dotato di cose così semplici è in grado di esprimere questi tre costrutti? Se è in grado di farlo, allora è in grado di risolvere qualunque algoritmo. Quindi anche un linguaggio macchina che ha dei costrutti così semplici, se attraverso questi costrutti io riesco a realizzare un costrutto sequenza, un costrutto selettivo e un costrutto ciclico, allora il mio linguaggio L è in grado di esprimere un qualunque algoritmo e quindi anche il mio linguaggio macchina lo sa fare. Allora, domani vi spiegherò che è un costrutto sequenza, che è un costrutto selettivo e che cos'è un costrutto ciclico. Vi farò vedere che anche il processore, nella sua semplicità, è in grado di realizzare questi costrutti. Dunque, per il teorema di Bembe e Jacopini, il mio processore, con un linguaggio così semplice, è in grado di risolvere di realizzare un qualunque algoritmo risolutivo, purché un problema ammetta un algoritmo risolutivo. Ok? Allora, questo è il passaggio logico. Ecco perché vi ho raccontato in forma semplice l'architettura. Questo è un risultato teorico fondamentale e quindi di fatto capirete che quando io esprimo un algoritmo in un linguaggio ad alto livello, questo linguaggio ad alto livello può essere tradotto in maniera univoca in linguaggio macchina e quindi eseguito dal mio processore. Va bene ragazzi, ci vediamo domani mattina.